Buongiorno, benvenuti al quinto workshop di Forchette di Cartone, un laboratorio dal basso che mette insieme l'illustrazione, la grafica artigianale e appunto l'artigianato a tema food. Oggi siamo qui con Maurizio Santucci di Bomboland, è un illustratore toscano che lavora con la carta. E quindi con il taglio della carta. Sarà oggi qui a presentare il suo lavoro, a presentare se stesso e con lui poi di una ricetta, ognuno di noi avrà una ricetta tipica o alla quale è legato e con la quale lavoreremo appunto illustrando questa ricetta e poi approcciandoci a questa ricetta attraverso varie tecniche di papercut. Vi auguriamo buona giornata. Adesso passo la parola a Maurizio. Buongiorno, vi ringrazio di essere venuto a questo workshop. Inizio presentandovi il mio studio, che si chiama Bomboland, come già saprete. E siamo in una piccolissima realtà, lavoriamo in Toscana, a Lucca, siamo solo due componenti, io e Elisa. Abbiamo con tanto di foto, quindi anche a me è dispiaciuto di non poter essere qui oggi, però diciamo che anche lei è la parte fondamentale dello studio perché si occupa soprattutto della realizzazione quasi totalmente di tutti i pezzi che facciamo. Che cosa facciamo? Lavoriamo nell'illustrazione, sia nell'editoria, che nella pubblicità, diciamo per la maggior parte nella pubblicità, l'editoria sia diciamo, quella tradizionale che quella per bambini, anche se quella per bambini abbiamo fatto poche piccole cose che più avanti vi mostrerò. Abbiamo iniziato circa 7 anni fa, io ho iniziato prima da solo, disegnando, avevo la passione da piccolo per il disegno, una forte passione. Per il disegno addirittura mi immaginavo di fare questo lavoro, non volevo fare il pompiere, ma volevo fare, non l'illustratore no, però disegnare come mestiere mi piaceva, una passione che è stata indotta dai miei zii, che uno era super appassionato di disegno e l'altro appassionato di modellismo, quindi forse sono state un po' le due cose che ho messo insieme, quindi da piccolo già mi divertivo a costruire, diciamo, quello che non avevo, i giocattoli che non avevo insieme ai cugini, così che non avevamo, li facevamo di carta, cartone, quindi è una cosa che poi un po' nel corso quando sono cresciuto è scomparsa, poi è riapparsa forse appunto anche dal passato. Ad esempio, non avevamo il computer, però era il momento in cui tutti a casa avevano un computer per giocare, noi ci facevamo con questi scatoloni il monitor e poi con un altro scatolone più piatto disegnavamo la tastiera e facevamo finta, addirittura cioè, disegnavamo che cosa succedeva sul monitor per poi scancellarlo e per poi di nuovo ridisegnarlo, quindi era una cosa, cioè effettivamente era un divertimento appassionante, forse ci vorrebbe anche adesso una cosa simile, cioè diciamo io me lo sono trovato una cosa simile. Ho fatto l'ISIA, che è un istituto superiore per le industrie artistiche, non l'ho ancora finito, non mi sono laureato per questioni pratiche, perché ho iniziato subito alla fine dei corsi a lavorare e purtroppo non sono mai tornato a fare la tesi, ogni tanto me ne dispiace, però insomma purtroppo per adesso sono occupato un po' più con il lavoro. È una scuola, non so se la conoscete, ma è una scuola un po' particolare, nasce sul modello della Bauhaus, quindi è tutta improntata sulla Gestalt, è un tipo di formazione ben precisa. Io tra l'altro l'ho frequentata a Firenze, dove non si parlava prettamente di grafica o illustrazione, anzi era tutta improntata sul design del prodotto, quindi tutto improntato sulla progettazione di oggetti. E anche questo qui è stato un altro elemento che poi si è ripresentato quando mi sono messo
a lavorare, perché un po' le nostre illustrazioni non si limitano semplicemente a una cosa, a un bozzetto, semplicemente tra virgolette ovviamente, a un bozzetto e poi alla realizzazione, ma sono oggetti che bene o male a loro modo devono funzionare in qualche modo, quindi questa cosa della funzionalità me la sono ritrovata grazie a questo tipo di formazione. Dopodiché, finito ISIA, ho avuto un po' di esperienze, anche Lisa ha avuto un po' di esperienze, anche lei tra l'altro ha frequentato la stessa scuola, lei però si è laureata. Abbiamo avuto esperienze diverse in agenzie di comunicazioni, di comunicazione sul territorio. Luca è una piccola realtà, però ci sono quelle 3-4 agenzie abbastanza, con clienti anche abbastanza interessanti, quindi anche lì l'esperienza non è stata del tutto negativa, anzi, facendo quel tipo di esperienza nell'agenzia ti rendi conto, come funziona veramente questo tipo di lavoro. Perché magari si tende a molto a mitizzarlo anche il lavoro dell'illustratore o ad affiancarlo a una visione, diciamo, bohemienne del lavoro artistico dove ti svegli a mezzogiorno, all'una forse ti sei ripreso, alle 2 fai colazione, vai, la notte lavorerai tutta la notte al pranzo. Ecco, non è così, cioè perlomeno per quel che ci riguarda, per me è un vero e proprio lavoro, forse molto più vicino all'artigianato, che all'arte. Ora poi entreremo in una questione molto particolare per quello che è la differenza che c'è per me, per noi, tra arte e illustrazione, però vabbè, cerco di parlarvene anche durante oggi pomeriggio e domani, magari vi riuscirò a tediare con questi ragionamenti. Dopo, insomma, dopo queste piccole esperienze io mi sono detto, non mi piace, cioè alla fine erano esperienze positive quelle nelle agenzie, ma non ero del tutto soddisfatto, non mi trovavo a lavorare soprattutto come dipendente e avevo sempre questa forte voglia di disegnare che invece non potevo tirar fuori nelle agenzie, facevo piccole cose, ho fatto qualche fumetto perché un po' sono partito da lì, durante il periodo in cui lavoravo in agenzia, però non ero per niente soddisfatto, diciamo, volevo qualcosa in più e ho aperto un blog dove mi ero dato, all'epoca eravamo sempre nel 1.0, nel social 1.0, quindi c'erano i blog che stavano andando per la maggiore. Mi era dato proprio l'obiettivo preciso di pubblicare un disegno o due alla settimana, quindi cercavo di fare cose il più ragionate possibile, le pubblicavo, poi si è creata una piccola rete con altri blogger e poi piano piano la cosa si è ingrandita fino a che casualmente, o non lo so se casualmente, sono arrivate le prime commissioni anche da paesi dalla parte di là del mondo, magari anche cose gratuite per piccole riviste o per riviste che andavano solo online, e di lì piano piano la cosa è cresciuta fino a diventare un lavoro. Però insomma la partenza, quella del blog, per me è stata, cioè devo riconoscere ad internet un grande merito che è stato quello di avvicinare le cose, perché non. Ovviamente dalla provincia è difficilissimo fare questo lavoro qui. In 7 anni, addirittura nella mia città non sanno che cosa faccio. Perché mi è capitato di essere chiamato anche a fare dei colloqui per dei lavori, per delle commissioni, per avere dei preventivi, ma nessuno aveva cioè, non avevano capito che cosa facevo. E questo da una parte è una cosa un po' spiacevole, però dall'altra ti fa sentire completamente diverso e che quindi magari sei anche più adatto a qualcosa di ampio respiro, non lo so, ecco. Però grazie a internet ho avuto la possibilità di arrivare in più parti. Io non sono mai stato a Milano a fare un colloquio in un'agenzia o portare il mio portfolio in un'agenzia, non sono mai andato. Un po' devo dire che ho avuto molta fortuna sotto questo punto di vista, però
Però dall'altra parte è stato grazie a internet che non sono mandato di persona, perché in realtà ho mandato tantissimo, cioè, anzi l'operazione di mandare in continuazione mail e di promuoversi, quella è una cosa che facciamo periodicamente, ma la facciamo tuttora, non è che sto a casa e aspetto che arrivi il cliente, arrivi la commissione, diciamo a livello digitale ci muoviamo tantissimo. Poi è capitato anche che siamo andati di persona in altri posti, però no, in Italia no, ecco, diciamo non ho... Non ho fatto questo, il famoso giro con il portfolio, neanche per telefono, come invece magari hanno fatto tanti colleghi che conosco, si muovono così anche telefonando tantissimo se non possono andare direttamente al cliente. Ritornando un attimo indietro, vado avanti con le immagini, ecco, adesso ho fatto una piccola raccolta di cose, di cose che mi hanno ispirato. Allora, come ho detto prima, sono partito un po' da questa forte passione per il fumetto che ho. E un autore che mi ha proprio cambiato l'idea che avevo del disegno è stato, e del fumetto, e di come narrare, di come raccontare, è stato Chris Ware. Io non, è un autore americano di fumetti che purtroppo in Italia non è famoso, è un peccato perché è praticamente un autore che ha rivoluzionato il fumetto nei primi anni del 2000. Cioè, è stato così importante questo fumettista che non, cioè, è assurdo che in Italia sia stato pubblicato dalla Mondadori in un libro che ha in pochissime copie, subito esaurito. Ovviamente subito esaurito dagli appassionati che sapevano che sarebbe uscito questo volume. E il volume è, questo qui che vedete nelle immagini, è Jimmy, la storia di Jimmy Corrigan. È stato pubblicato sì, in questo volumetto, che poi è anche un bel mattone perché sono tante, è una storia molto molto lunga. Nessuno la conosce e nessuno conosce questo autore, comunque in generale qua giù non si conosce tanto, invece in America è stato proprio importante, tra l'altro lui teneva anche un fumetto settimanale, un paginone su New York Times, che da quel Chris Ware. E, sì, tra l'altro poi ho preparato una cartella con i link che poi più avanti ci scambiamo, così tutto di cui gli autori, nomi, cose che parlerò, ce le ritroveremo. Ve le ritroverete anche a casa per poterle seguire meglio. Ecco, queste sono le storie che lui ha fatto per New York Times. Queste forse verranno pubblicate in Italia, ho sentito dire che le pubblicheranno in una raccolta. Tra l'altro è una cosa un po' complessa perché lui ha raccolto tutto in formati diversi, visto che pubblicava sempre in cose diverse. Il libro non è un libro, ma è una scatola con dentro dei volumi tutti in formato diverso, con dei poster. È una cosa, un lavoro colossale, lui è tipico di fare queste cose qui. Non scendo nel dettaglio di come racconta perché sono discorsi molto lunghi, però vedete anche come scardina completamente l'immagine e tutti gli stereotipi del fumetto. Lavora facendo anche raccontando la storia anche al lato, facendo cose che sembrano più simili all'infografica che al fumetto tantissime volte. Poi a me lui aveva stupito all'inizio, aveva stupito tantissimo per il tipo di disegno che sembra tantissimo fatto in digitale. In realtà lui è un appassionato di cose, è appassionato degli anni, di tutto quello che è successo prima degli anni 50, diciamo. Anche il suo modo di fare disegno, di fare fumetti all'antica. Lui fa queste tavole tutte disegnate con la matita blu e poi sono fatte a china. Credo che lavori tanto col pennino e col pennello addirittura. Sono di una precisione maniacale, pazzesca. È un personaggio interessante, anche se vi capita c'è un'intervista sua fatta in francese per la TV francese, che è bellissima, che parla anche del rapporto dell'illustratore, dell'artista, insomma in generale, ma soprattutto del fumettista con la solitudine, perché è un lavoro molto solitario. Questo, insomma, parla di tutte le implicazioni che
che ha un'intervista molto bella. Vi linkerò anche quella, mi sono dimenticato di linkarla, ma lo farò. Un altro autore dello stesso periodo, sempre primi 2000, ma anche fine 90, Seth, si chiama proprio così, Seth, canadese. Anche lui è appassionato diciamo, del cartoon americano, dei vignettisti americani. E a me sono tutte cose che mi hanno completamente rapito, un po' per la sintesi, per la forza di questo segno che hanno. Ora anche più avanti, anche questo tipo di cose, diciamo, moderne, queste moderniste. Mi hanno sempre affascinato e sono stati, questi sono proprio i miei autori preferiti. Il suo libro, secondo me, migliore è La mia vita, La vita non è male malgrado tutto. È un bel romanzo. Un altro, beh, so che per me ormai è un autore mitologico, è Steinberg. Affascinante sotto qualsiasi punto di vista. Un po' per il suo disegno potente, per questo segno sintetico, potente, che riesce a raccontare qualsiasi cosa, anche semplicemente riusciva a raccontare, anche semplicemente con una linea. E poi per le applicazioni che ha trovato dell'illustrazione, ma anche per le storie che raccontava. Ecco, questa è la cosa che stavo dicendo prima, di quel che riesce a raccontare con una linea. Vedete anche il disegno di destra, è molto, per me racchiude un qualcosa di veramente potente. Se penso che solo una linea continua in questo modo mi può dire così tanto, è affascinante. È uno dei motivi per la quale disegno, anche, perché mi sono veramente attratto da questo tipo di cose, da come una forma mi può raccontare una cosa e da come una linea mi può cambiare le carte in tavola completamente. Ad esempio, nell'immagine di sinistra, la linea, vedete come si comporta, no? La linea è modulata, è stata fatta da lui, usava il pennino, arriva all'occhio, guardate com'è più potente, semplicemente perché ha forse fatto più pressione con il pennino. Cioè, riesce a dire, insomma, riesce a dire tutto con questa, semplicemente modulando una linea. Questa è una cosa che fanno in molti, è una cosa che veramente ammiro. Un altro illustratore alla quale mi ispiro e che mi piace veramente tanto è Jim Deitch, americano. Anche lui ha lavorato tantissimo per la musica, per l'editoria musicale. Questa The Record Changer era una rivista che parlava di jazz e di blues degli anni 40. Lui ha disegnato praticamente tutte le copertine di quel periodo lì e aveva fatto anche illustrazioni. Sono, uscivano cose, faceva dalle vignette, illustrazioni, insomma, ha fatto un po' di tutto, uscivano cose di questo tipo qui. Anche qui, come stavo dicendo prima, il discorso delle linee, guardate la reazione dell'uomo senza balloon, senza niente, si riesce a capire con del semplice disegno, fiorellini, stelline, l'estasi di questo appassionato di musica di fronte al suo mito, al suo musicista preferito. E tutto questo è il potere che ha il segno. Un altro autore che mi piace è Jim Flora. Anche in lui ho trovato tanti spunti che mi hanno ispirato, soprattutto anche questa cosa qui, ho messo questa copertina perché penso che sia interessante il modo in cui ha lavorato in questo libro qui, anche sia con il segno ma anche con il lettering. È interessante. È una cosa che faceva usualmente, perché ha lavorato anche lui facendo copertine di dischi, ma ha fatto di tutto, anche libri per bambini, soprattutto libri per bambini. Allora, passiamo, finita la parte dell'ispirazione, passo di colpo alle origini diciamo, del mio lavoro. Questi qui è un lavoro rappresentativo,
L'ho scelto come il primo lavoro importante perché non tanto per come è arrivato, ma per poi le cose che sono successe dopo questo lavoro. In più è forse anche il lavoro dove, essendo uno dei primi lavori, si vede un po' tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso, dell'ispirazione. Qua, bene o male, ce lo ritroviamo un po'. Nel segno, in alcune cose, un po' anche anche qui io mi ero ispirato parecchio al mondo del passato, all'immaginario del passato. Questo qui si tratta di un piccolo racconto illustrato fatto da una altrettanto piccola casa editrice di Emiliana, dove praticamente loro costruivano questi pieghevoli. Che si potevano venduti con busta, adesivo, francobolle che si potevano spedire. In realtà erano piccoli racconti con illustratore e scrittore che all'epoca erano tutti, diciamo, anche lo scrittore qua era uno scrittore emergente che poi invece in realtà ha cambiato strada e si occupa di pubblicità adesso e di televisione. Ma ad esempio per dirvi qualche nome, ha fatto mi ricordo anche Olimpia Zagnoli aveva fatto un racconto. Io loro le avevo conosciuti semplicemente mandando per email, anche se la Toscana e l'Emilia sono vicine, non mi sono alzato dalla sedia, ho mandato una mail sperando che mi rispondessero, mi hanno risposto e ho fatto questa cosa qui. Fino a quel momento io, diciamo che non avevo neanche mai considerato l'idea di cambiare completamente la mia visione dell'illustrazione, del disegno e della composizione. Siccome il racconto me lo richiedeva, il racconto parla di questa gelataia che vende gelato al gusto di ricordi del passato. Quindi il racconto mi chiedeva per forza di lavorare sul flusso dei ricordi, quindi tantissime immagini, anche la stessa immagine declinata in tantissimi modi diversi, come per rappresentare anche come tantissime volte il cervello cambia l'immagine che avevi l'immagine che hai del tuo passato, dei tuoi ricordi. Quindi ho lavorato su questa cosa qui, ho scardinato completamente la composizione. Infatti, il processo fu questo, che disegnai tutte le cose separatamente e poi le rimontai in digitale, è sempre tutto questo, disegnavo alcune cose a mano, le scansionavo, le rimontavo tutte con Photoshop, anche con delle texture, alcune erano disegnate a mano o fatte con dei timbri su della carta, ma poi comunque riscansionate di nuovo, rilavorate in digitale e poi ho ricostruito tutte queste illustrazioni. Perché vi racconto questo? Perché poi, più avanti, ho avuto la necessità, mi hanno richiesto l'editore di fare una piccola mostra a Ravenna del lavoro e avevo solo i file in digitale di questo racconto. E non sapevo assolutamente che cosa portare alla mostra, perché non volevo portare semplicemente delle stampe, è una cosa un po' che a me non piace quando, a meno che non siano lavori che nascono completamente in digitale, ma tante volte mi chiedo anche se forse i lavori che nascono completamente in digitale non fosse meglio, più che essere stampati semplicemente sulla carta, a volte potrebbero essere più interessanti anche rivederli di nuovo a un monitor, anche a un'esposizione, perché a tantissime volte i disegni che siamo abituati a vederli retroilluminati hanno un sapore diverso poi da quelli da come li vedi sulla carta. Ormai si lavora pochissimo, come invece si faceva in passato, tenendo ben presente che cosa sarebbe successo poi in stampa. Io tantissime volte consegno l'illustrazione, poi a bilanciare il colore, le cose, ci pensa la casa editrice e io do dei riferimenti, però do dei riferimenti, non vado io in tipografia a dire più rosso, meno giallo, più blu, quindi cioè, per noi è importante questa cosa del colore perché ci viene un po' dall'esperienza passata, però in generale vedo che è sempre molto meno importante. Quindi
vedo anche intorno che ci sono, gli illustratori danno molto più importanza al risultato che si vede a monitor, che si vede retroilluminato, anche per le scelte di colori che vedo fare in generale, è un po' questo. Poi ovviamente è una mia opinione. Quindi avevo bisogno di fare qualcosa di vero, di costruire qualcosa, far vedere. Ero appena tornato da New York, dove avevo visto una mostra di un fumettista che non conoscevo, mi ci sono imbattuto per caso e avevo visto che lui aveva ricostruito una scena di uno zombie che usciva dalla tomba con un pick-up tutto distrutto, ad altezza naturale, 1 a 1. Era fatto di cartapesta in pratica, però era strano perché aveva messo, per fare lo zombie aveva sovrapposto tipo tutta la melma che colava da questo zombie, erano pezzi di carta sovrapposti e poi ricoperti ancora di carta e tutto in croce, insomma era una cosa un pochino più raffinata della cartapesta, diciamo, cioè il risultato era molto carino perché alcune cose erano tridimensionali, venivano un pochino più fuori. Allora, quando sono tornato a casa e ho detto devo fare qualcosa, ho pensato, siccome ho tutti questi pezzetti, provo a rimetterli insieme. E la prima cosa che ho fatto ho provato, che poi l'ho mantenuta, ho provato a fare la cosa che vedete intorno al numero 12, che c'è questo pallino rosso che c'è qua sotto, ho provato a fare questa cosa, ho ristampato i ritratti che avevo fatto di dimensioni diverse, l'ho messo insieme e di lì ho detto, beh, posso provare a ricostruire tutta l'illustrazione. Ovviamente anche qui l'avevo reinterpretata un po' perché c'erano dei limiti tecnici che non dovevo fare così. E, al momento ho usato anche il legno perché pensavo il fondo, la nuvola dietro bianca è di legno, la cosa davanti a strisce è di legno perché pensavo che fosse importante per tenere sulla struttura. Invece poi con l'andare avanti con l'esperienza mi sono accorto che non era importante questa cosa in più. Lavorare il legno richiedeva ancora più spazio, più strumenti, un po' l'ho abbandonata, anche se sarebbe un materiale, anche questo, interessante da utilizzare. Comunque, oltre a questa illustrazione, poi sono anche andato un po' oltre, ho ricreato questo furgoncino del gelataio, era tipo lungo di queste dimensioni, di 5 centimetri. L'ho ricostruito per creare un gadget per la mostra, insomma, gli ho creato anche tutto il mondo intorno. Diciamo che il film me lo sono fatto proprio completo a 360 gradi, ma è un po' la cosa che mi piacerebbe fare sempre. Purtroppo poi andando avanti con tante commissioni così non è possibile. E infatti sento che facciamo questi figli, che li consegniamo, e però dico, cavolo, no, potrei andare. Potevo ancora fare qualcos'altro, quello sarebbe bene anche se fosse questo. Insieme, se no, non mi fermerei mai. Se non ci fosse Lisa a fermarmi, no, io non mi fermerei mai. Va bene, comunque, sono tornando un attimo a noi. All'inizio ho anche continuato questa esperienza con lo scrittore e ho cercato di riportare quello che avevo fatto con la carta, di riportarli indietro al disegno, quindi ho cercato di riconsiderare anche le cose un po' più nella tridimensionalità, nell'usare luci ed ombre per creare effetti. Qua in questo caso ho lavorato anche sulla tipografia, sul font, perché era un aspetto che tuttora mi interessa e qua giù proprio ho pensato. Non l'ho fatta di carta, ma l'approccio è stato quello come se lo dovessi fare di carta, quindi sentivo che era successo qualcosa, via che era cambiato il mio processo, il mio modo di disegnare anche completamente, perché prima non avrei, anzi, ero proprio, essendo appassionato di cose retro, diciamo, mi ero dato mi ero rinchiuso nel recinto del devono sembrare cose stampate prima degli anni 50 e per me e quello era così, cioè dovevo fare per forza così, non riuscivo a fare un balzo, cioè girare proprio l'angolo e fare un qualcosa di diverso, era proprio, cioè, ormai mi ero fissato lì dentro, quella scatoletta lì, e
E niente da fare, mi sono, grazie a questa cosa qua, poi ci sono uscito e ho riconsiderato tutto, soltanto che la cosa della carta è stata una cosa talmente potente, viste le possibilità che avevo, che adesso forse è quella la mia nuova scatola, un po' più grande perché comprende tante cose e mi dà tante possibilità, come questa, ad esempio, era un disegno che abbiamo fatto, un'illustrazione che abbiamo fatto per un progetto sulla difesa delle balene, credo, non ricordo perché sono passati un po' di anni, ma sì, era questo, si chiamava Whaleless, però non ricordo con precisione. Beh, sì, le cose sono andate così. Una galleria doveva fare questa mostra e vendendo gli originali per raccogliere fondi, io gli ho mandato questa e un'altra illustrazione a questo tema, su questo tema, questo qui è uno dei primi lavori fatti considerando. Cioè, partendo già dal bozzetto e dicendo ok, lo farò di carta. Quindi già qui ho iniziato a considerare che poi doveva essere un oggetto che funzionava, quindi tener di conto nella tecnica, tener di conto di tutte le cose di cui tengo di conto anche adesso. Poi in più questo qui doveva essere anche incorniciato, quindi aveva bisogno di non superare un certo spessore, insomma, c'erano diverse cose da tenere di conto. Questa è un'altra, sempre fatto per un'altra mostra su una serie di film cult, e io avevo fatto su uno dei miei film preferiti che è Taxi Driver. Anche qua di nuovo, al di là della tecnica, anche nel concetto ho cercato di portare la stessa cosa nella tecnica, ovvero di prendere gli elementi che volevo raccontare, ovvero. Volevo raccontare della paranoia del protagonista che aveva verso la città che doveva essere ripulita. Non so se l'avete visto Taxi Driver, però insomma, un po' questi sono gli elementi, un po' la ragazza che lui incontra, che poi dovrebbe essere la sua salvezza, quindi qua l'avevo rappresentata anche un po' come una santa. Che poi così non è, perché era completamente in contrapposizione con quello che succedeva nel film. E ho rimesso tutto insieme come appunto, anche concettualmente, ho rimesso insieme come se avessi pezzi da mettere uno sopra l'altro per creare un racconto. E qua mi sono proprio lanciato in esperimenti come usare pellicole trasparenti stampate, stampare su. Carte diverse con grane diverse, perché all'inizio sì, ho preferito sempre utilizzare carta bianca e stampare i colori e poi fare il lavoro, fotografare e vabbè, in questi casi qui nemmeno non facevo ancora grandi ritocchi Photoshop così, anche perché comunque queste non erano commissioni pagate, non erano commissioni gli editori, così non c'era bisogno poi di una stampa, che ci fosse così importante la stampa, quindi la post-produzione era meno elaborata, diciamo. Fino ad arrivare qua, questa è un'immagine simbolica per il nostro studio, perché ecco, di qui abbiamo iniziato a lavorare, dico in maniera seria, perché di qua in poi sono arrivate le commissioni pagate, di qua in poi il lavoro è diventato. L'unica cosa che, cioè, diciamo, questo ha creato un po' il nostro marchio di fabbrica, questa illustrazione qui. È come per i cantanti, hanno il loro pezzo che tutti chiedono allo stesso concerto, noi abbiamo questa maledizione di questa illustrazione che ci hanno chiesto di farla in tutti i modi. Me la fai così, però magari l'argomento era tutt'altro, però volevano così, ma io non posso fartela così se non devo parlare di. L'articolo parlava di buoni vini, anzi non l'articolo, era una rivista argentina che così, parlava di moda, di illustrazione, musica, così, e raccoglieva tutti i numeri erano a tema. Il tema di questo qui era buoni vicini, il buon vicinato, e io avevo fatto questa cosa un po' ironica sul rapporto tra vicini, che insomma, non so, diciamo dalla parte sopra si vede che. Tutto sta, forse qualcosa non va bene, ma sotto ti rendi conto che qualcosa non va veramente bene.
E allora era piaciuta tantissimo questa illustrazione. Non so, ecco, ad esempio il discorso stampa. Loro hanno stampato la rivista e l'hanno stampata specchiata, ribaltata. E io avevo messo anche la firma in fondo, ancora quando leggo, arrivava oltre prima dei disegni, ho messo anche la firma nel disegno. E loro lo stesso l'hanno stampata. È stata una tragedia quella, perché vedi, oh, finalmente qualcuno stampa un mio disegno, e poi apri la pagina e l'hanno stampata specchiata. Poi è stata una cosa tremenda, sono rimasto malissimo. Al momento sono rimasto veramente male, una cosa che stavo anche decidendo, no, smetto, non lo faccio più, proprio. Mi sono... Poi all'inizio, siccome allora è veramente difficile fare questo mestiere, soprattutto all'inizio, perché ti dai da fare tantissimo e i risultati, cioè, non arrivano mai, proprio non arrivano mai, anzi, c'è sempre qualcosa che si mette nel mezzo, è una cosa tremenda. In più queste cose stupide all'inizio ti sembrano, no, cavolo, ora nessuno mi chiamerà mai più perché le mie illustrazioni sono tutte scritte col nome al contrario, no? Quindi, cioè, diventa tutto una tragedia. Tra l'altro questa cosa qui l'ho fatta anche, al momento non avevo ancora una macchina fotografica, me la sono fatta prestare da un amico. La luce è quella della finestra, però è stato comunque interessante il fatto che sono riuscito a raggiungere questo, diciamo, livello di qualità dell'immagine, che poi, fra parentesi, non è così alto, è molto basso rispetto magari anche a quello che riusciamo a fare ora, però per l'attrezzatura che avevo in quel momento lì è stato molto buono. Sono riuscito a fare i primi ritocchi importanti, perché c'era un'ombra di una nuvola che non... Me la sono rifatta completamente. Dopo i colori sono diversi, quindi lì ho iniziato, perché la fotografia non era venuta così bene, ho iniziato a lavorare tantissimo in post-produzione, ripulendo tanto l'immagine. Poi al momento collaboravo anche con un ragazzo di Milano che lavora tuttora a Lucca come visualizer. Il lavoro del visualizer consiste diciamo, mettere in pratica le idee dell'art director, bene o male. Quindi l'art director passava queste idee, che potevano essere anche una serie di immagini, su una pagina pubblicitaria magari che volevo ottenere. Quindi noi rimettevamo tutte insieme una sorta di collage digitale, ripulendo, quindi era un lavoro di fotoritocco gigantesco. Io lì ho imparato tantissimo. Forse è stata una delle esperienze in cui a livello tecnico ho imparato, che mi sono servite di più, anzi no. È stata l'esperienza che mi è servita di più. Poco prima avevo anche fatto un workshop con Francesca Ghermandi a Milano, questo. Lì mi colpì molto perché, vabbè, a parte che era un workshop semplicissimo, cioè siamo stati 2 giorni a disegnare senza sosta. È stata una delle poche volte che mi ha sentito il polso a forza di disegnare. Io non sono... Cioè, disegno tanto, però non arrivo, cioè mi fermo. Quando non ho più voglia, a un certo punto, cioè, questo paletto della voglia lo metto, perché sennò sembra di essere grafomani. Però lei ci fece disegnare questi 2 giorni in modo completamente diverso da come disegnavamo. Era proprio un esercizio per farsi venire idee in pratica. E veniva, è un esercizio che funziona, ti vengono disegnando in un modo completamente diverso, con uno strumento che non usi mai, se disegnando senza sosta ti vengono sempre nuove idee. C'è, cioè, anche una cosa da provare se vi interessa, perché è incredibile, muovendo la mano muovi anche il cervello. Lei ci fece... Aveva messo l'accento sul discorso di non fermarsi mai alla prima idea e di guardare sempre dietro l'angolo, e quello che, ve lo dicevo prima, è stata proprio una cosa che ha cambiato il nostro approccio al disegno. Ritornando invece a questa immagine, una curiosità, non mi avevano pagato per fare questa immagine qui. L'ho fatta dicendo, vai, è l'ennesima immagine che faccio per promuovere la cosa, e vabbè, l'ho fatta. Effettivamente, poi questa immagine è andata a finire su molti blog che mi hanno fatto qualche intervista. Insomma, la cosa è girata piano piano. Questa immagine è piaciuta e è girata tantissimo. Soltanto che 2 anni fa un ragazzo spagnolo mi scrive una mail dicendomi che lui non voleva far sapere a nessuno chi era,
infatti non si firmava, c'era solo un indirizzo così fatto, però io ho partecipato, mi dicevo, ho partecipato a un concorso in Spagna per una festa, non ricordo neanche dove, comunque era una festa tipo di una regione, facevo una festa estiva, e ho partecipato a questo concorso per fare il poster e ha vinto un'immagine che secondo me è copiata e mi manda il link, l'immagine e tutto, e era questa immagine con colori un po' diversi e de delle foglie messe tutte intorno, insomma era il poster montato, ma era proprio, aveva proprio disegnato perfettamente. L'immagine non l'aveva ripresa, non aveva preso questa, però era andata proprio precisa, precisa sotto. Sì, ma questa pure è sfortunata perché è già stata utilizzata, cioè ridisegnata per fare una copertina di un giornale di quelli che danno in metropolitana. Anche lì, vabbè, c'è sempre la solita storia di questi che si sono messi a copiare velocemente queste immagini, che se mi chiamavano forse facevo anche prima rifarla io, oppure gli mandavo questa, tanto non era, era libera da diritti di utilizzo, quindi la potevo mandare benissimo, anche perché se la devi rifare uguale, tanto vale che magari costa meno di un, cioè, boh, non lo so perché fanno così, ma lo fanno. Questa ragazza comunque aveva partecipato a questo concorso e aveva vinto con queste immagini. Io scrivo alla ragazza, era di venerdì, scrivo alla ragazza, la ragazza ci rimane malissimo. Io scrivo su Facebook che era successa sta cosa, tutta la gente su Facebook, cioè i colleghi soprattutto, alcuni impazziscono, e vanno, siccome lei non aveva una pagina di Facebook, la ragazza, avevano trovato la pagina di Facebook della madre, erano andati a offendere la madre della ragazza, una cosa allucinante, va bene, ha copiato, ha preso un'immagine, non ha fatto niente, quindi ho tolto subito tutto perché avevano proprio esagerato, ma erano arrivati anche subito al sito del concorso, erano, ormai erano, cioè, come la peste, erano arrivate ovunque per offendere, che, cioè, non è, secondo me non è mai il caso, comunque è cioè, una cosa stupida, l'hai fatto, però ha avuto un'evoluzione la cosa, vera. Lei aveva vinto 3.000 euro, con questa immagine, e ci ha proposto di fare a metà. Cioè, se voi state zitti, vediamo. Cioè, no, per me, siccome cioè, è una cosa che non si fa, poi scusami, dai metà soldi, va bene, lasciamo perdere, però non gli abbiamo risposto. Lei era veramente arrabbiata, diceva che non, no, noi stavamo dicendo delle fesserie, però vi giuro, era completamente ricalcata, proprio così. Aveva rimesso anche sopra una texture, quindi aveva tentato anche di rifarla di carta. Alla fine abbiamo contattato quelli che avevano indetto il concorso, che non erano tanto convinti nemmeno loro della cosa, cioè ci hanno messo un giorno o due per risponderci. Secondo me, vabbè, è molto difficile, anche se sei in una giuria, conoscere per forza tutto, però se l'autore ti dice che ha fatto l'immagine originale, ti dice che forse è copiata, vai a vedere, e se le cose sono sovrapponibili, ma sovrapponibili anche come concetto, cioè era la stessa cosa, due alberi, due case e le radici che si aggrappano così, quindi è quella. Se ti viene detto, boh, cerca di mettere una pezza, fai qualcosa, invece ci hanno messo un po', vabbè, comunque lunedì hanno indetto un altro vincitore, avevano tolto tutto, anche se però non ci hanno mai risposto, cioè non ci hanno più risposto, hanno detto come se non esistessimo, forse si vergognavano, non lo so. Comunque 3.000 euro io l'avevo fatta gratis. L'hai vista a volte, eh? Allora, sì. Ah, forse, aspetta, scusa, serve un attimo il microfono. Aspetta la tecnica che fai, cioè prima il disegno, questa qui lo facevi, cioè questa già con colori diversi o sempre su bianco? No, no, E questo poi, io qui sono sempre lì. aspetta, faccio così, Sì. cioè rispetto, e poi se mi spieghi, poi rispetto proprio anche alle radici, cioè quelle tu le hai disegnate e poi stampate e poi diciamo hai tagliato o il contrario? Cioè, Allora, praticamente guarda, vado alla prossima immagine, vi spiego proprio il processo qual è. Allora, questi qui sono bozzetti che faccio. A questo punto qui è arrivato la richiesta questo qui era un articolo sui veterani che
una volta, americani, che una volta tornati da operazioni militari, che comunque sono in congedo, non, pur avendo, pur essendo magari bravissimi a fare alcune cose, avendo avuto mansioni speciali in guerra, una volta ritornati a casa non vengono reinseriti in nessun lavoro, diciamo, non vengono sfruttati come potrebbero al loro meglio, perché magari hanno delle competenze veramente speciali. E dovevo parlare di questa cosa. Allora di solito si fa così, di fare un giro veloce di bozze, anche in bianco e nero. Infatti prima di questo in realtà sono state una serie di proposte, di idee molto veloci, cioè si fa una cosa che si fa velocissima, si cerca di mandarla anche in poche ore, diciamo. Si mettono proprio delle idee, anche non disegnate bene, a volte anche scrittora. Io preferisco disegnarle al meglio perché. Non lo so, forse è anche un discorso personale di sicurezza, non ho idea Insomma, preferisco non essere frainteso, quindi cerco di essere il più preciso possibile, magari anche il disegno cerco di andare un pochino più a fondo. Addirittura è anche una cosa che è stata molto faticosa, perché all'inizio non riuscivo benissimo a fare bozzetti come fanno colleghi miei, molto veloci. Non riuscivo a spiegare quello che volevo dire. In maniera molto sintetica, quindi ci ho messo un po' di tempo prima di arrivare a fare bozzetti anche così sintetici, e poi vabbè, anche già con il colore, quello è un altro paio di maniche. Comunque, le idee erano queste qui: il primo, il militare, che in realtà sotto la mimetica è un operaio specializzato, invece l'altro era l'elmetto, che da mimetico diventa un casco da lavoro, e l'ultima era la mimetica trasformata in tuta da lavoro. Questa quindi è la prima fase, diciamo, di lavoro. È andata così anche per il disegno per l'illustrazione che vedevamo prima. Mando via queste cose, ricevo una risposta su quale delle tre preferiscono, e hanno preferito qua giù quella che vedete a sinistra, che era l'immagine che ho scritto ridisegno tutto nuovamente, cioè metto a posto le cose, faccio, diciamo, la versione in bella del bozzetto, inizio a progettare l'illustrazione. Poi, prima di rimandarla al cliente, faccio questa cosa che vedete, che è praticamente ricalco tutta l'illustrazione in vettoriale con Illustrator. Perché faccio questo? Perché mi devo poi creare i pezzi da poter stampare e ritagliare. Allora, nel caso di questa illustrazione, qui cioè, si dividono in due modi, no? Nel caso dell'illustrazione che avete visto prima, quella copiata, a questo punto qui stamperei i pezzi, li ritaglierei, li appiccicherei su cartoni colorati. Mentre, siccome andando avanti con il lavoro e vedendo un po' com'era il flusso di lavoro con le agenzie e con l'editoria, cioè una cosa molto veloce, che c'è bisogno anche di fare modifiche fino all'ultimo momento. Quindi abbiamo pensato di fare tutto in carta bianca e ricolorare dopo, perché di solito le modifiche di colore sono quelle che ci vengono più richieste. Invece le modifiche, diciamo, di forma del disegno, beh, quelle di contenuto sono già fissate, approvate nel momento in cui ha mandato il bozzetto, è stato scelto uno. Poi qua giù nel vettoriale io fisso le modifiche, diciamo, di forma del disegno. Quello è il disegno, sarà composto così, facciamolo così, e non si torna più indietro, perché poi inizio a tagliare e secondo che cosa succede, devo riniziare da capo. Quindi tutto di carta bianca in questo caso qui. Ritagliato pezzi in collo con degli spessori che poi più avanti vi faccio vedere proprio nello specifico la tecnica, anche quando vi spiegherò anche altre tecniche di papercut. Però considerate che vedete, attacco, crea una sorta di bassorilievo in pratica. Ora noi utilizziamo un tipo di cartoncino, il cartoncino che poi non è un cartoncino, viene chiamato Poly Plateau Sandwich, che sono due fogli di cartone e nel mezzo c'è una spugna. In realtà è costosissimo, però per noi è utile perché è versatile. Poi ci sono diversi spessori, sarà che ci siamo abituati un po' a lavorare così, rimane molto leggero, però è resistente, ci può creare anche delle strutture sotto che, insomma,
reggono abbastanza. Utilizziamo l'attack, lo supercolla, insomma quella che attacca le dita, perché dobbiamo lavorare in velocità e ti permette di in 3 secondi attacchi la carta. Non è utilizzata per niente per la carta in realtà, perché ma riesce a macchiare tantissime carte. Questa è la Fabiano 4, non tanto, cioè va usata con moderazione, non come facevamo alle elementari, che prendevamo la fritta o la coccolina e la davamo ovunque, anche sui muri, poi ci rimanevamo attaccati così. No, basta usata, cioè ne usiamo pochissime, poi magari la rifuliamo velocemente e attacchiamo, così no, rischi di non macchiare. Comunque in questi 2 giorni ci divertiremo tantissimo a scollarvi le dita con l'attacco. Montiamo tutto il pezzo e decidiamo i vari spessori. Qui, quindi, per la domanda che mi facevi prima, il disegno è già fissato, cioè le radici, avevo già previsto tutto nel bozzetto e anche nella versione vettoriale io ero già a posto così, soltanto che la differenza da questa è che poi ho stampato i pezzi già colorati e ho ritagliato quelli, non lasciando la parte della colorazione alla fine come qua, facendola semplicemente prima, sì. Maurizio, un'altra domanda. Quindi tu ritagli poi con il taglierino queste immagini Sì. o nel tempo poi ti sei perfezionato e ci sono altri tagli, magari il taglio avviene meccanicamente, che ne so, con qualche attrezzatura e quindi che ti rende, velocizza il lavoro? Allora, abbiamo iniziato tagliando con il taglierino, ma poi ci siamo accorti, proprio nella fase poi di post-produzione, quella su Photoshop, che la carta nei bordi. Tagliando con il taglierino si crea un effetto, siccome come vi farò vedere più avanti, quando faremo la cosa in pratica, tagliamo al contrario, e poi vi spiegherò perché. Quindi i bordi diciamo, si piegano leggermente con il taglierino. La migliore è avere delle forbici buonissime, che tra l'altro le forbici con la carta si rovinano perché nella carta ci sono sempre qualcosa, detriti sabbiosi, robe così che spaccano sempre il filo delle forbici a lungo andare, cioè bisogna che veramente essere la fabbrica del taglio, che forse per un periodo siamo anche stati la fabbrica del taglio perché cioè, ne ho rovinate parecchie di forbici finché non ho comprato. Cioè il classico errore che si fa sempre all'inizio, dici inizio con l'attrezzatura, quella che costa poco, poi se mi piace, quindi spendi 3 volte. Quindi abbiamo comprato subito le forbici da 30-40 euro con la lama perfetta, che la puoi fare anche rimettere a posto dal rotino. E tagliano bene. Magari con le forbici vuole molta più manualità sui pezzi piccoli. Però a pezzi piccoli magari allora a quel punto sì, ad alcuni li rifiniamo con il bisturi o con il taglierino. Dipende un po' anche da quello che diciamo, dal taglio che devi fare. Generalmente usiamo le forbici. Poi, e qua scopriamo gli altarini, che non volevo dire, ma che lo dirò lo stesso. Nel tempo abbiamo trovato, così per caso, guardando. Io ero sempre interessato a cercare un plotter da taglio. Però vedo sempre queste cose immense da copisteria, veramente grandi, e vabbè, costavano uno sproposito, non riuscivo a investire così tanti soldi. Poi per caso mi sono imbattuto in donne che facevano decoupage su internet cercando così, ma poi veramente per caso, e ho trovato questa macchinetta che si chiama Silhouette Cameo. Che costa poco, è micidiale, è lo stagista perfetto. No, è un plotter che taglia benissimo, veramente taglia bene. Ecco, ti ci puoi divertire anche a provare un sacco di materiali diversi. E poi costa come una stampante buona, diciamo, perché credo che sia sui 250 euro, quindi un prezzo accessibilissimo, come diciamo. Su 250 euro, 300, sì, perché poi magari servono all'inizio, servono anche un po' di strumenti, perché è un plotter un po' particolare. Se devi fare il taglio passante, hai bisogno di un tappetino che ti vendono separatamente. Se invece, se, cioè se,
Se fate silenzio, no, scherzo. Se hai bisogno di fare un taglio passante con questo plotter, hai bisogno di un tappetino che viene venduto separatamente. E, in questo caso abbiamo bisogno del taglio passante, cioè ho bisogno di avere un pezzo staccato, perché se no il plotter è concepito per fare dei tagli dove, ad esempio del vinile, con quello viene usato tantissimo per tagliare il vinile adesivo, quindi il taglio non deve passare di sotto, ma deve tagliare solo il vinile e non la pellicola che c'è attaccata sotto. Quindi non hai bisogno di tappeti. Questo sì, le lame anche le compri separatamente, cioè ce ne sono, c'è cioè una lama dentro, però poi fa abbastanza veloce a rovinarsi la lama. Poi all'inizio, poi che ti sei preso dall'emozione del fatto che puoi tagliare qualsiasi cosa, la finisci in una settimana. Quindi, però si trovano anche molto bene i ricambi, perché c'è solo un distributore in Italia che c'ha questa cosa. Comunque si trovano anche su eBay, si trovano tutto veramente facile, su siti americani, quindi non è per niente complicato, anzi a noi ci ha completamente cambiato il lavoro da un certo punto in poi. Sì, ci ha cambiato proprio completamente il lavoro, no, perché eravamo costretti, ad esempio noi tutta la parte di editoria non la possiamo fare, perché se ci vuole l'illustrazione in 12 ore, noi non la possiamo, non riusciamo a farla. E nemmeno con il plotter, però mi ha comunque velocizzato tantissimo il lavoro. Prima, mentre prima ci volevano 5 giorni per fare un'illustrazione, ora magari ce ne mette 3, perché la parte della costruzione dell'oggetto è molto più semplice. Ecco, di qua, una volta costruito, allora a destra avete visto, viene fuori il modellino, no? Qua giù io considero sempre l'effetto delle luci e delle ombre, quindi tutte le volte che faccio il pezzo lo guarderò utilizzando una lampada e girando il pezzo verso diverse angolazioni per vedere se ho bisogno di più o meno spessore, perché voglio magari che un elemento venga più o meno fuori, si stacchi proprio di più dal livello che gli sta sotto. Vabbè, adesso un po' andiamo anche per esperienza, so che 3 spessori di quel tipo mi faranno più o meno effetto, insomma. Quindi poi lasciamo tantissimo anche alla parte della fotografia, dove con la fotografia poi sul set, in studio, ci puoi lavorare veramente tanto con le luci e cambiare proprio anche le carte in tavola molto. Sì. Comunque in generale ha una cosa che va basso, saputa controllare prima. Questo qui che vedete è una foto della schermata del computer che poi noi andiamo a fare, dopo che ho fatto la fotografia, andiamo a fare questo lavoro gigantesco di colorazione, perché si ritratta di riselezionare tutti i pezzi, non so, ora poi vedremo più avanti voi che esperienza avete con Photoshop, con il digitale, così, però io e noi abbiamo proprio bisogno e necessità impellente di usarlo, perché appunto l'immagine deve essere pronta per essere stampata, quindi non ci possiamo accontentare del modellino, ecco, della foto del modellino. Bisogna rielaborarla tantissimo, anche già quando la foto è in bianco e nero, ha una lavorazione sia di ritocco, perché ovviamente ora nell'editoria no, siamo molto più liberi e comunque si tende ad apprezzare un po' di più la cosa per quello che è. Cioè, mi chiamano se vogliono la cosa di Bomboland fatta con quello spirito magari ironico, e quella cosa è di carta, non mi chiedono di provare a fare un'altra cosa, come invece magari succede un pochino più nella pubblicità. Sì, che vorrebbero la carta, però se l'immagine è troppo sporca non va più bene, quindi te pulisci tantissimo l'immagine che non sembra più nemmeno di carta, ma sembra fatta quasi tutta completamente in digitale. Ah, che tra l'altro sì, apro anche una parentesi, tantissime volte facciamo anche cose completamente in digitale, perché ci viene richiesta appunto le famose 12 ore di prima, tantissime volte non sei costretto, o la richiesta è proprio quella anche di lavorare con tutti i pezzi separati, perché poi magari devono fare un'animazione, allora la richiesta ci viene, sì, va benissimo, fatela pure solo in digitale, così poi noi possiamo riutilizzare i pezzi come vogliamo, eccetera, eccetera. Oppure per una questione di tempo, sì, va bene, l'illustrazione mi serve finita per domani, quindi facciamo in digitale. Adesso quello sarebbe ancora un ulteriore capitolo. Praticamente
è diventata anche quella di un'altra, boh, io lo considero un'ulteriore tecnica che deriva da questa, la derivazione. Per me non, ovviamente preferisco lavorare con la carta, però boh, c'è un aspetto interessante anche lavorare in digitale, anche il fatto che comunque anche lì puoi riconsiderare la luce, puoi riconsiderare la tecnica stessa rimettendola in discussione, perché non è detto che per forza devi ricopiare l'effetto che volevi fare quando facevi la cosa di carta. Insomma, diventa anche quella una cosa a sé, che non so che nome gli possiamo dare, ma anche semplicemente illustrazione digitale. Cioè, però, che ne so, se vedo scritto su internet da qualche parte digital paper cut, non è più, cioè che ha fatto un taglio di cosa, cioè ha fatto il finto, non ha senso. Semplicemente un'altra tecnica, un'altra possibilità che però se non c'è la conoscenza abbastanza profonda di quello che, delle dinamiche del taglio della carta, della fotografia del taglio, della carta tagliata, secondo me tantissime volte vedo che l'effetto non è proprio interessante, o comunque ci sono illustratori che riescono, sono riusciti a trovare un bel compromesso. Però no, secondo me, vabbè, comunque se tenti per forza di ricopiare quello che stavi facendo con la carta, non so quanto poi sia interessante il risultato. Se invece cerchi qualcosa di diverso e nuovo, forse qualcosa di interessante viene fuori. Comunque noi siamo qua per parlare di carta, quindi grande, faremo tutto di carta. Dopo questa fase qui è abbastanza lunga, perché è abbastanza lunga, mandiamo il file al cliente che solitamente ci dice magari aggiusta questo, più chiaro, più scuro, e siamo pronti per andare in stampa. Qui questa immagine in particolare non ha avuto neanche grossi problemi poi di correzioni, perché era piaciuta abbastanza l'idea iniziale. E ci hanno lasciato molto liberi sul colore, era anche una cosa abbastanza, diciamo, no, abbastanza convenzionale come scelta di colore e concetto, quindi non ci sono stati particolari problemi. Anche l'utilizzo della luce era sempre un po' lo stesso, cioè si cerca di utilizzare una luce sola di taglio che faccia venire fuori il più possibile i vari livelli. Come invece ad esempio quest'altra immagine era stata a una luce simile a questa, però questa qui era stata fatta a due colori, cioè era stata stampata per fare dei poster a due colori in offset, ma solo a due colori, quindi avevo separato completamente il, diciamo, c'era il nero e il magenta, no? Avevo separato completamente le due cose. Anche questo qui è stato, siccome è un'immagine che ho fatto una delle prime commissionate, anche questo qui è stato un punto abbastanza di svolta per capire come poter fare le cose. Tra l'altro, qui lo vedo adesso, dopo un sacco di tempo, per fare la scia dell'aeroplano che passa dentro, la cosa che non è fatta di carta, mi sono dimenticato di fare un'ombra finta. E sono piccoli inconvenienti del rimettere pezzi non. Diciamo in post-produzione non è sempre, bisogna stare molto attenti, perché l'aereo ha, come vedete, ha l'ombra, ma non, la scia non fa ombra da nessuna parte e non è buono. Però l'immagine ci ha portato tanta fortuna, è piaciuta, è stato uno dei pochi casi dove poi c'è stato un rapporto di amicizia con chi me l'ha commissionata. Che è l'organizzatore del Festival Miami di Milano, un festival di musica che fanno tutte le estati, che piano piano da una piccola cosa è diventata molto grande. Tutti gli anni fanno l'illustrazione, il tema è il bacio, l'abbraccio, che è il tema anche poi del festival. Tutte le volte fanno fare l'illustrazione a un illustratore diverso, l'hanno fatta un po' tutti gli illustratori italiani, un po' che boh, da Baroncani, Pellizzon, l'ha fatto credo anche uno, Olimpia Zagnai, l'hanno fatto in tanti, anche qualcuno che fa street art. Io non l'ho fatto, l'ho fatta forse sì, tra i primi, non ricordo più, è passato tanto tempo. Però dicevo questa cosa del rapporto di amicizia con il cliente, perché uno dei lati negativi del lavoro è anche quello di
lavorare tantissimo con persone che stanno dalla parte là del mondo, però tutto il rapporto finisce solitamente, la maggior parte delle volte finisce solo a un giro di mail per il lavoro, addirittura tante volte, soprattutto con le agenzie che sono molto indaffarati, magari stai un mese che vieni bombardato da telefonate, email di questi, e cioè si crea un rapporto, no? Comunque anche, a volte anche scherzoso, così, cioè c'è il momento che di serietà, poi c'è il momento che scherzi perché ti senti tutti i giorni, e poi una volta consegnato il lavoro non ti conosci più. E quindi un po' alla lunga è una cosa strana, una cosa molto strana. Non, era un aspetto che non avevo mai considerato quanto fosse importante, ecco, diciamo, mentre quando invece, come in questa immagine, succede che poi io e lui condividiamo la stessa passione, andiamo a pesca e lui capita che quando viene in Toscana o io vado su, andiamo, ci rivediamo e andiamo a pesca insieme. È bello perché insomma, si è creato un rapporto nato da una cosa da un lavoro che ho fatto io. Questo per me è abbastanza fondamentale, invece purtroppo succede poco. Vado avanti. Questi sono. È stata un'altra commissione editoriale nata per. Qui il lavoro nella storia dello studio era già, insomma, era già partito abbastanza. Bene, iniziamo a ricevere commissioni anche e soprattutto dall'America. Avevo trovato subito un agente. Nel mondo dell'illustrazione ci sono gli agenti che, volendo, te puoi entrare, diciamo, a far parte di gruppi di illustratori organizzati da un agente, che l'agente si occupa di trovare lavoro per tutti e prende una percentuale. Capita anche di averne più di uno di questi agenti. A volte devo dire che magari in certi territori funziona, in altri non tanto. Funziona tantissimo se già da solo riesci a trovare lavoro. Cioè, una cosa un po' così, se è il tuo momento che stanno andando di moda i tuoi disegni, agente o no, non sei ricoperto di lavoro. Se lo stesso, cioè, l'agente te ne trova tanto, te trovi lo stesso lavoro per conto tuo, se no, se le cose normali, diciamo. Anche la gente stenta a trovarti da fare perché magari ha già altri 20 illustratori nella sua scuderia. Però vabbè, ti toglie, diciamo, una parte gigantesca del lavoro, ovvero quella del rapporto prima. Lì adesso proprio non parli nemmeno col cliente, cioè ricevi una mail della gente che ti spiega che cosa devi fare, fai il lavoro e lo rimandi alla gente, quindi proprio lì sei completamente, potresti andare sul monte a fare l'eremita e mandare mail e basta. Sì, che poi è già un po' così in realtà, però sei in quel modo, cioè, ti sei tolto tutta la parte di dover parlare, pensare in inglese, in un'altra lingua, che diciamo costa abbastanza fatica, anche quello perlomeno, a me costa abbastanza fatica. E anche a Elisa, insomma, cioè, c'è una roba, quando arrivano i lavori della gente tiriamo un sospiro di sollievo, così anche se devi spiegare cose un po' complesse, soprattutto sul concetto, magari la gente ha più esperienza di te e lo fa al tuo posto. Le percentuali che prendono gli agenti però sono troppo alte. Quindi dovremmo fare una protesta per gli agenti. Farò una protesta formale contro il mio agente perché prendo una percentuale troppo alta. Speriamo che non stia guardando lo streaming. Questa è una commissione un po' particolare, questo non è venuto dall'agente, però praticamente c'è una richiesta, era un articolo che parlava della piccola editoria. E in particolare un gruppo di piccoli editori americani che sono inventati questo modo qui, ovvero di infiltrarsi nelle grosse fiere di libri americane con un banchetto, di aprire così di colpo, aprire un banchetto nel mezzo alla fiera e vendere i loro libri in maniera illegale praticamente. Però era un fenomeno che in quel momento si stava ripetendo un po' in tutte le fiere a giro per l'America e questa era la mia versione per raccontare questa cosa di questo libro che si infiltra di nascosto nella libreria. Questo non, ho fatto praticamente, ho preso dei libri veri, abbiamo rifoderato tutti, li abbiamo fotografati sulla libreria, vabbè, ovviamente ricostruendo una staffa ora l'illustrazione è tagliata, ma insomma era abbastanza
era un po' più grande, considerate la fila dei libri era abbastanza lunga anche per avere, no, un po' di margine da poi da ritagliare, però tutte le cose erano state fatte subito di carta colorata qua, perché dovevano essere comunque oggetti tridimensionali, anche in contrapposizione a quello che avete visto finora, no? No, la luce qui è tutta naturale, l'abbiamo proprio. Siccome doveva, no, fare un po' questa atmosfera qui di buio con una luce che illuminava di colpo, il libro, quindi abbiamo messo proprio un faretà abbastanza potente al buio e è venuto fuori. Sì, ma anche qui, prima di trovare la luce giusta, cioè la luce giusta, che non sarà sicuramente la luce che ci sembrava più interessante, sono volute un po' di prove. Infatti, anche qua i tempi poi dell'editoria, cioè a volte succede che comunque l'editore ha molto più tempo, non è un quotidiano che esce ogni giorno, c'è molto più tempo per farla. Qui era uno di quei casi. Tante volte in America le riviste vengono, diciamo, fatte in agenzia, non come succede per i quotidiani, che hanno un loro ufficio anche grafico dove c'è l'art director e viene fatta internamente, costruita internamente proprio il giornale, la rivista, tantissimo, ma a parte che succede anche abbastanza in Italia, però in America particolarmente ci sono proprio le agenzie che si occupano di impaginare, fare, costruire riviste con art director e tutto il cliente la rivista stessa. Come invece ad esempio questo disegno è fatto per la copertina del Weekend di Washington Post. Qua invece tempi allucinanti, cosa da fare in 2 giorni. Qui la parte digitale manuale, praticamente considerate che solo il volto di lui esiste, è di carta, il resto è stato messo tutto dopo e non è stata una scelta, cioè è stata una scelta anche abbastanza ragionata, perché poi abbiamo fatto tantissime modifiche sul volto, sarebbe il ritratto di Washington, però non è facile lavorare sui ritratti, uno poi in più noi magari non avendo la percezione precisa di come può essere interpretato un personaggio del genere, di quanto è importante o no per gli americani fare una versione ironica di George Washington. Insomma, ci sono volute tipo una trentina di modifiche, che è una cosa che non mi sta a dire, cioè i capelli erano completamente diversi, quindi mettiti lì in digitale, ritagliali, e poi dopo non andava bene per niente, rifai tutto da capo. Insomma, è stato un lavoro abbastanza lungo, però è una grande soddisfazione, perché beh, lavorare per il Washington Post, insomma, ma anche a livello, diciamo, concettuale, e poi lavori con un art director, magari con art director importanti che hanno avuto anche una carriera abbastanza importante, insomma, vieni diretto, non lo so, da gente con tantissima esperienza, è interessante, ti fanno notare cose che magari fino a quel momento non avevi nemmeno preso in considerazione, come questa qui, di quanto potesse essere importante che il sorriso di questo volto, i capelli fatti in un certo modo che potevano sembrare più o meno, ridicolizzare più o meno il personaggio, insomma, ti fa prendere, fa considerare cose molto diverse che prima non ci facevi assolutamente attenzione, anche perché tante volte magari la commissione stessa non è, cioè non che non abbia la stessa importanza, però quando si tratta di una copertina così importante, cioè si tende a misurare molto di più, piuttosto che una cosa, magari un'illustrazione interna di un articolo e di argomenti anche più leggeri, diciamo. Tra l'altro qui l'argomento non è neanche che fosse di questa pesantezza, perché parlava degli eventi autunnali della città di Washington, quindi non è che fosse, però insomma, di per sé era importante caratterizzare in questo modo George Washington. La collaborazione comunque alla fine, nonostante le 30 e passa modifiche, è andata bene, perché poi ne abbiamo fatte altre, capita saltuariamente che collaboriamo con loro, e anche questa era una cosa molto più leggera, invece sempre su eventi invernali. Questa qua è praticamente per la maggior parte fatta in digitale. Non c'era il tempo,
siamo accordati sul costruire la cosa in digitale. Alcune cose sono, cioè, diciamo, i personaggi in primo piano sono veri, ma non il cappello senza, diciamo, il pompon. Il resto che vedete è tutto rifatto dopo, c'era questa necessità di essere molto veloci e abbiamo fatto così. Il risultato comunque tecnicamente ci soddisfa. Beh, niente, niente da dire, le abbiamo fatte diverse. Questa era completamente digitale invece. Era sul sempre un local living, è sempre un inserto del Washington Post, parlava del ritorno a scuola del 2012. Sì, questa è un po'. Questa è la prima che abbiamo fatto per Washington Post in realtà. E qua giù questo è tutto completamente in digitale. Font, personaggi, tuttora non potendo andare nel particolare, ma poi vi faccio vedere nei prossimi giorni, nelle prossime ore anche, come cerco di imitare il più possibile le parti in carta. Ci sono alcuni accorgimenti. Però comunque è tutto legato alla comprensione di come si comporta la luce che colpisce l'oggetto di carta. Una volta che uno ha avuto esperienza precisa con questa cosa qui, osservando per bene che cosa succede, riesce anche a imitare la cosa anche in digitale, volendo. E comunque, poi, anche la cosa più importante, se devi fotografare il lavoro, comunque è molto importante capire questo passo qui di come si comporta la luce sulla carta, perché ti farà anche decidere su che tipologia di carta vuoi usare per fare, al di là, no, del taglio, del tipo di taglio, che ci sono delle carte che si tagliano molto bene e alcune che ti fanno impazzire, però è proprio importante conoscere, cioè capire che cosa fa la luce, perché se poi l'effetto finale è quello che io devo mostrare una foto, bisogna capire via che qual è la carta migliore da utilizzare, perché è proprio complesso fotografare la carta. Io c'era una cosa già che conoscevo in precedenza, perché avendo lavorato nelle agenzie, capitava tantissimo nella mia zona, c'è l'industria della carta tissue che è gigantesca, pensa alla fonte di lavoro della zona, che c'è un bel indotto, diciamo, anche, quindi Scottex, carta igienica e queste cose. Ecco, ho conosciuto veramente una miriade di fotografi specializzati nel fare solo quello, quindi che stavano, cioè, stavano passando, cioè, il lavoro era fondato sul reinterpretare sempre lo stesso soggetto, no? Però siccome la carta, cioè, poi effettivamente è anche un soggetto interessante da fotografare, perché comunque, se a seconda della goffratura otterrai risultati diversi, e lavorare con l'illuminazione che te la può appiattire completamente o la puoi far venire fuori tanto, insomma, penso che per un fotografo sia un lavoro molto molto interessante. Alcuni accorgimenti li abbiamo imparati da qualche fotografo, altre cose cioè proprio da autodidatti, via. Comunque è una cosa che con esperienza ci si arriva. Anche questa qui è completamente fatta in digitale. Sempre qua lo stesso problema. No, scusate, ho detto una cosa che non è vera. Non è fatta in digitale. È fatta tutta vera di carta, però avevo scomposto le varie cose, ovvero le nuvole sul fondo a destra sono fotografate separate, il corpo, diciamo, centrale, sole, casa, il nuvoletto tra le gambe sono fotografate separatamente, gli alberi anche quelli sono stati fotografati a parte. È una cosa che faccio tantissime volte, anche lì a seconda del cliente, poi delle modifiche che chiederà, fotografiamo gli elementi separati, sempre in carta bianca, poi da ricolorare dopo, e poi li ricomponiamo nell'illustrazione. Anche questo così mi lascia anche tantissima libertà poi di modificare, anche di ripensare un pochino l'illustrazione. Qua c'era l'articolo sul legame tra la casa e l'energia solare, insomma, avevano creato questa cosa simpatica, questo forte abbraccio tra sole e casa. Questo invece è completamente in digitale. Qua la richiesta era di fare il lavoro
in brevissimo tempo, è un calendario di UbiBank di 2 anni fa. E anche qua, cioè, per me è comunque interessante questa cosa qui di fare tutta la cosa in digitale, perché mi lascia poi anche forse anche un pochino più di libertà mentale di utilizzare poi le texture, ovvero, cioè, faccio tutto il disegno in vettoriale, no? Oppure parto già anche dal bozzetto andando direttamente in Photoshop a creare proprio le forme, a creare la parte finale del lavoro. Però, siccome se vado a cercare questo sapore della carta, questa la grana, così sono costretto a utilizzare diverse texture. Quindi cioè, mi sbizzarrisco, diciamo, per me questa parte è divertente e mi fa scoprire anche cose nuove, a cercare magari scansionando, fotografando un foglio di carta, poi rimettendo dentro, insomma, è molto divertente questa parte dove puoi creare te questo materiale che poi in realtà non esiste. Poi vabbè, qua giù ci siamo divertiti anche sul concetto, perché anche questo era tutto sulla sostenibilità. E c'erano dei copy per ogni mese dei testi. Qua giù era camminare a testa alta, e era, beh, la sintesi doveva essere che bisognava usare di più le gambe piuttosto che l'auto, però a testa alta, insomma, con una certa convinzione che stai facendo la cosa giusta. E noi ci siamo fatta questa cosa, abbiamo preso alla lettera. Tantissime volte mi diverto a fare questa cosa qui, che prendo alla lettera quello che viene scritto, portandolo all'estremo e creando situazioni stupide, tra virgolette, o comunque situazioni surreali come questa, cioè che la testa è così alta che me la tiro su con le braccia. A questo invece qua si ritorna a cose fatte completamente a mano. Questa è fatta per una linea di prodotti cosmetici che si chiama Kiehl's. Dovevano essere una serie di immagini che loro usavano per la loro promozione su Facebook e Instagram. Ne abbiamo fatte due. Qui adesso faccio vedere solo, qui ho solo questa. Qui ho creato i palazzi, anche questi un pochino più grandi, poi sono stati fotografati e si è scelta l'inquadratura migliore ritagliando l'immagine. Quella è una cosa che ogni tanto facciamo, proprio per una questione anche qui di essere proprio liberi una volta che andiamo avanti. Qui è di nuovo tutto in carta bianca e colorato in digitale. Ecco, qua magari abbiamo lavorato anche un pochino di più su creare il focus sulla faccia, sulla parte centrale dell'illustrazione, tenendo più buio tutto il resto. Adesso da qua lì il proiettore tende un po' a bruciare l'immagine, però è comunque un po' più scura in basso e un po' più accesa nella parte centrale per creare, ecco, attenzione. Un'altra cosa che è cambiata nel mondo dell'illustrazione sono i supporti, quindi, che ne stavo parlando un po' anche prima, di dove verrà pubblicata la tua illustrazione. Questa è una serie di illustrazioni per una galleria di immagini per un modello nuovo di Nokia che stava uscendo in quel periodo. E qui, per esempio, la cosa è micidiale, secondo me. Parti che fai tutta una cosa di carta, hai piegato la tecnica della carta a poi a tutte le modifiche in digitale che dovrei fare, quindi dovrà sembrare una cosa di carta, ma comunque verrà usata. Poi nessuno vedrà mai questo pezzo di carta, perché vedrà comunque, non lo vedrà nemmeno stampato su una rivista, lo vedrai sempre su un monitor, e questa è la cosa forse anche intrigante di come lo scontro tra digitale e artigianale. È interessante questa cosa qui, che noi andiamo a creare oggetti che comunque raramente, anche noi stessi, cioè anche nei nostri lavori, finché se facciamo delle mostre, qualcuno si accorge veramente del lavoro micidiale che c'è dietro, perché sennò tanti, perché lo so questa cosa dalle domande che mi vengono fatte spesso quando abbiamo, magari organizziamo una mostra e qualcuno appunto mi fa domande su come facciamo questo e come facciamo il resto, e tantissime volte ti rendi conto che comunque le persone pensano che tante cose non l'hai realmente fatte, o comunque sembra assurdo riuscire a fare delle cose manualmente. In realtà poi, per
perlomeno per come siamo stati educati, diciamo, a scuola, all'utilizzo, alla manualità, per me è molto più semplice fare tante cose tutto a mano e poi fotografarlo e riaggiustare in piccola parte, perché poi il discorso della post-produzione è pesante, nel senso che ti si apre un mondo di possibilità e non finiresti mai di modificare, quindi diventa un lavoro immane. Comunque, questa cosa qui, per me, insomma, è una cosa che mi fa sempre riflettere, che cosa sto facendo, cioè che diciamo, quanti passaggi ci sono prima che l'utente finale veda la mia illustrazione, ci sono tanti, cioè, tantissimi, diventa quasi assurdo, potrei disegnare direttamente su quel punto sullo schermo del telefonino, perché se poi la finale deve essere una cosa che sembra un'altra cosa, ma poi non lo è. Insomma, comunque in questa casa qui abbiamo fatto tutto a mano, però di carta bianca. E stessa cosa che abbiamo fatto poi per la galleria successiva del successivo telefono. Era un Lumia, non so, forse erano i primi due Lumia che uscivano. È stata questa qui. Il primo tema era Connecting People e il secondo tema, questo qua, era l'avventura. Di nuovo, siccome sapevo che cosa era successo con la prima immagine, che in realtà c'erano stati un po' di problemi di bilanciamento di colore dell'immagine, allora nella seconda abbiamo cercato di sparare di più i colori, sapendo poi come venivano retroilluminati dallo schermo. Abbiamo lavorato in maniera completamente diversa, diciamo, abbiamo parlato la lezione sbagliando un po' la prima volta, magari poi sbagliando, in realtà sono piccole cose che se ne accorge solo chi le ha fatte, no? Che magari una cosa è troppo buia, comunque non è proprio il risultato che volevi ottenere. Quindi nella seconda ci siamo cercati di bilanciarci su quello che noi volevamo si vedesse in definitiva. Come ad esempio qua, quel giù era complicato, quel giù era veramente complicato. L'immagine, l'illustrazione è qua dietro le persone e siamo a Boston, sul tram di Boston, e è messa sui tram. E questa è stata una cosa, cioè, è molto difficile lavorare su illustrazioni che poi andranno su questi supporti. A volte si spera che ci sia un art director nell'agenzia che ti cerca, che conosca bene tutte le dinamiche di stampare le cose su supporti così disparati, ecco. Però anche alla fine è anche una cosa interessante che parte delle tue illustrazioni finiscano su tutto, più o meno se ci sono difficoltà o tecniche o no, però è abbastanza, ti rende anche orgoglioso vedere una cosa stampata su un palazzo, su un autobus, in una città anche così lontana da te che magari l'hai vista solo nei film. Cioè, via, veramente serve solamente per andare al bar e dire: guardate, a Boston, l'ho fatto io. Poi non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Però, vabbè, là, qui abbiamo la foto a testimonianza, che potrebbe essere un fotoritocco, però è una foto vera. L'ha mandata quella dell'agenzia. Tanto per i supporti più disparati, questa era una collezione che Annie praticamente ha dato un sacco di spazio all'illustrazione per promuovere i loro vari prodotti, i loro mercati, la loro filosofia sull'energia, eccetera, eccetera. Un po' storicamente Annie faceva questa cosa qui, un po' hanno ripreso in mano la cosa e tantissimi hanno fatto fare tanti lavori all'illustratore. Questa qui era la copertina di brochure su il gas LNG, che non ricordo più bene, era un modo nuovo per trasportare questo gas, insomma, non nello specifico non ricordo più. Però abbiamo creato questo pezzo, che poi loro hanno preso anche il pezzo originale. Ogni tanto capita che il cliente voglia comprare anche il pezzo originale, in questo caso qui era sempre tutto bianco, quindi magari si sono ritrovati un pezzo un po' che non si aspettavano, lo sapevano, che era tutto bianco, però l'effetto è completamente diverso, perché poi qua il colore è dato in questo modo qui, che anche, vabbè, è un modo molto, tra virgolette, furbo, cioè che si tende a usare il colore anche per dare più profondità possibile, per creare un po' più, insomma, un mondo a parte, diciamo, un pochino più palpabile.
che magari poi nella cosa, nell'oggetto completamente di carta bianca si perde parecchio invece la profondità, anche perché se non è illuminato bene, diciamo da capo, è piatto. Qua giù ci sono fatto anche tanti inserti in digitale. Abbiamo fatto anche cose, ad esempio questa è la classica cosa che quando ci vengono chiesti 6x3, che sono immagini poi che andranno sui cartelloni, quelli 6x3 sarebbero 6 metri per 3, che sono quelli che si trovano ai bordi delle strade. Anche lì l'immagine, trattare un'immagine di questo tipo qui per una stampa così grande ti fa lavorare nel particolare, quasi in modo ossessivo, perché hai paura poi che si vedano certe cose, che magari capita, ormai per esperienza mi capita di guardare anche nel particolare le cose che vedo in giro, e magari penso, no, cavolo, se la volta del giorno che ci sarà una cosa mia, spero che non si vedano quegli errori o quelle cose, quindi si sta malissimo. Qua giù abbiamo stravolto completamente questa, l'abbiamo fatta in 3D questa gomma. È stato in tridimensionale, cioè scusate, non in 3D con un programma 3D, proprio tridimensionale, cioè un oggetto di carta. Abbiamo fatto una fascia di carta, abbiamo creato il battistrada praticamente sovrapposizionando pezzettini di cartone, l'abbiamo rincollati creando questo battistrada qui, e abbiamo aperto un contenzioso nell'agenzia dal cliente su che tipo di gomma avesse questo battistrada qui, per essere sicuri che non fosse Goodyear, che non fosse Michelin, che non fosse nulla, ma che sembrasse un battistrada così generico. Quindi questo sappiamo che è il signor battistrada. Quindi potrebbe essere una qualsiasi gomma di qualsiasi auto, che sia Toyota o no, va bene. Però poi abbiamo fatto qui proprio tutto completamente separato, perché l'uomo col maglione rosso non è staccato. La gomma l'abbiamo fotografata, ma poi di interno l'abbiamo dovuto cancellare e rifare finto, perché non piaceva più come veniva fuori in fotografia. C'erano alcuni problemi di luce, non piaceva, l'abbiamo tagliato e rifatto finto. Quello che c'è dietro non è vero. E non è vero più nemmeno il tubo che avevamo fatto e fotografato, ma non andava bene. Dopo mille correzioni l'abbiamo tolto e l'abbiamo fatto finto, piaceva di più finto. Questo è il discorso che dicevo prima, anche su tante volte come l'agenzia predilige un'immagine molto più pulita, cioè quindi si crea un attimo la cosa assurda di dire sì, ok, voglio la cosa fatta completamente in carta, però voglio che la cosa che impreziosisce questi lavori della carta è che sembra carta, quindi con tutti i suoi difetti, però se tolgo tutti i difetti viene fuori un'altra cosa. Comunque, beh, qui di carta ce n'è sempre tanta in percentuale. Anche la parte invece del meccanico con la chiave inglese, questo manometro, questa è tutta di carta, è rimasta quella che abbiamo fotografato. Abbiamo fotografata più volte, qui il lavoro era abbastanza importante, quindi non ci siamo fermati, come dicevo prima, all'approvazione del disegno in vettoriale, ma abbiamo concesso altre modifiche al cliente poi dopo, perché vabbè, era un lavoro che occorreva modificare tanto. Non ho fatto solo questa immagine qui, erano altre 6 immagini. Sono ancora, ogni tanto le ho riviste in giro, mi capita. Di un anno fa, ma insomma stanno riutilizzando un pochino. Un altro supporto che a me piace fare, che ogni tanto ci capita, è la copertina. Anche questa copertina ha sempre dinamiche differenti. Questo è tutto in carta bianca, colorato. Anche qua, ovviamente, la copertina è talmente importante per una rivista uscire cioè, questo è uscito praticamente in tutto, il New Scientist esce nella stessa versione in tutti i paesi di lingua anglofona, e nella mia città ancora non hanno capito che cosa faccio di lavoro. E facciamo. Ci sono delle riviste in italiano che pubblicano gli articoli di New Scientist, tra l'altro hanno pubblicato anche un articolo che era dentro questa rivista, e li illustrano gli articoli scientifici di New Scientist. Però noi non ci chiamano mai, ma meglio così, se facciamo, ci accontentiamo della copertina. Sì.
bene. Sì. Sì, facciamo un attimo una pausa per un caffè e ritorniamo a breve.